Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ho ancora due cose da chiedere. La prima è, vuol rispondere a un suo ex compagno di partito. Io ho degli ospiti, da bravo inviato ho degli ospiti qui a fianco. Qualcosa in più di un compagno di partito, perché Spadafora è una persona che insieme a Luigi Di Maio l'ha molto voluta Presidente del Consiglio, quindi credo che il rapporto fosse molto guardi, stretto. Guardi, parliamo d'altro. No, ma solo per chiedere una cosa importante, guardi, non voglio parlare di lui. D'altro. No, voglio parlare di una cosa importante. Lui dice ieri in un'intervista, Conte non è mai stato convinto del reddito di cittadinanza, voleva cambiarlo, diceva che non era giusto dare semplicemente un sussidio. Guardi, Spadafora non è informato, non era presente. A un certo punto, quando c'è stata programmata la riforma del reddito di cittadinanza, per dare impulso al reddito di cittadinanza, ho convocato a Palazzo Chigi tutto lo staff del Ministero del Lavoro che stava lavorando, compreso il capo di gabinetto. Ho fatto io personalmente riunioni con tutti gli stakeholder, tutte le persone interessate, le amministrazioni interessate, per dare impulso al reddito di cittadinanza. Il signore che ha nominato Spadafora non sa quel che dice. Guardi, qui ho degli ospiti. C'è una signora e c'è poi il signor Massimo. Possiamo raccogliere, perché lei è molto attenta ovviamente alle testimonianze della gente che vive concretamente i problemi, due piccole testimonianze brevissime? La volevo sentire signora. La signora. Come si chiama? Simona. Simona. Come si chiama? Simona. Prego. Niente, sono qua a nome, ripeto, di tutto il popolo palermitano del sud e comunque italiano per dare la mia testimonianza che comunque non è vero che noi percettori siamo fannulloni, che noi vogliamo stare seduti sul divano, che non vogliamo fare nulla. Personalmente fino alla settimana scorsa ho dovuto rifiutare un lavoro da 400 euro per ben 8-9 ore lavorative e questa è una situazione generale, Presidente. Cioè, Simona ci sta dicendo, se capisco bene, non è che noi non vogliamo lavorare, il problema è che ci pagano da fame, ho capito bene? E quindi comunque la mia testimonianza è la testimonianza di tutti. Nonostante ciò, famiglia, madre pensionata che di pensione non prende nulla, fratello a casa quarantenne che non può lavorare perché non c'è il lavoro, non lo prendono a lavorare perché nonostante avesse comunque una qualifica, un lavoro, un mestiere. Allora, fermiamoci un attimo, Presidente Conte, nonché mio inviato d'eccezione. Nel senso che mi pare che facendo Simona il lavoro non c'è e se c'è viene pagato uno schifo, questo è il succo. Questa è una questione molto diffusa, ecco perché si collega alla nostra grande battaglia del salario minimo, perché se la signora con tre figli a casa deve lavorare per 8 ore al giorno, 8-9 ore, per 400 euro, anche 10 ore al giorno, per 400 euro al mese, lei comprende che ha il problema di far assistere i figli da una babysitter e la signora è costretta, ma non a rifiutare, non lo chiamiamo lavoro, è costretta a rifiutare lo sfruttamento. Noi abbiamo bisogno, sono due rovesci alla stessa medaglia, anche di una legge sul salario minimo legale. E guardi, qui c'è il signor Massimo, l'ultima testimonianza. Allora, quando io devo andare in pubblicità, però, Presidente, devo andare un attimo in pubblicità. Rimanga lì, un attimo di pazienza ancora. Allora torniamo dopo. Sì, fra pochissimo. Sto facendo fare una scorpacciata di pubblicità oggi. Lo so, che dobbiamo fare? Qua andiamo bene, Presidente, per fortuna. Pubblicità.